livello di corse podistiche stiamo entrando nel vivo della stagione, dopo che la parte invernale è stata dedicata in particolare a quella che è la corsa campestre, adesso è il momento dove a essere protagoniste sono altri tipi di eventi, in particolare i trail, le corse in montagna, ma anche e soprattutto le corse su strada. Nel calendario ricchissimo in canavese del 2023, sicuramente c'è una delle gare più interessanti e particolari di questo panorama, ovvero la 9 miglia all'Ariese, che quest'anno taglia il traguardo della sesta edizione. Siamo qui per parlare appunto di questo evento e a raccontarci qualcosa in particolare di quello che sarà il prossimo appuntamento è Eugenio Peretti. Buonasera Eugenio. Buonasera Davide. Presidente del Team Peretti, fondatore di questa società che sta crescendo tantissimo, che sta realizzando degli eventi importanti. Raccontaci un po' i primi passi del team. Ma i primi passi sono nati nel 2010, fine 2016, inizio 2017 abbiamo fondato il Team Peretti con un gruppo di sostenitori, di appassionati. Prima eravamo un gruppo d'allenamento e nel 2017 abbiamo creato questo progetto di fare questa competizione a 9 miglia e l'avevamo già inserita come calendario regionale WISP canavesano. Uh-huh. Ed è, posso dire, è stato un successo perché abbiamo visto una bella partecipazione e tutto quanto. E questo ci ha spinti a proseguire. Poi siamo cresciuti sia come numero di atleti nel nostro team come, e anche con l'appoggio di alcuni sponsor. Certo. Uno dei primi nostri sponsor, posso citarlo sempre con amore, è stato Geometro Daniele Ferrando, uh-huh. che è anche il marito della Gianetta Milena, che è nel nostro direttivo. E lui sin dall'inizio ci ha proprio sostenuto. Ha creduto in questo progetto. Ha creduto in noi e proprio mi ha detto, guarda Eugenio, è una bella cosa, credo in voi. E ci ha proprio sostenuto in modo tangibile. Poi sono subentrati un po' alla volta. Però tutte le società sono ancora sempre premiate in memoria sua, uh-huh. perché poi è venuto a mancare nel 2018 ed è stata una perdita non da poco, perché è mancato molto giovane. E noi lo ricorderemo sempre con affetto perché era una splendida persona, chi l'ha conosciuto era un gran professionista ma un amico e dava gioia a tutto il gruppo, era proprio bello stare con Daniele. E adesso abbiamo portato avanti questo memory e siamo passati poi nel 2021 a cercare di fare un passo più importante, molto più importante, quello di diventare corsa nazionale. Certo. L'abbiamo fatta misurare dai misuratori dell'AIM, sono venuti, le hanno dato una certificazione, mm-hmm. ha messo tutto quello, la certificazione. Certo. E per 5 anni. Tutti i crismi che servivano. Sì, perché se si faceva un tempo, un record, viene certificato, finiva a Roma, alla fila di Roma. Difatti questo ha portato degli atleti, non da poco. Di livello, certo. Sono arrivati atleti del Touring Ring dell'Austria, poi sono arrivati da Gorizia, da Siena. Abbiamo avuto una partecipazione di atleti di alto livello. I primi anni il vincitore è stato Cunez, René Cunez, che è un atleta che è andato agli europei di maratona, quindi ed è della Pro Patria Milano. Poi avevamo atleti anche di livello anche regionale, dal Michael Giagato, al Mazzon, al Paolo Gallo del Gio 22 Rivero, tutti atleti tutti nomi conosciuti di livello. E René l'ha vinta 2 anni, uh-huh. nel 2021 l'ha vinta contro un keniano e un etiope, ha fatto anche proprio un tempone. Nel 2022 è arrivato terzo per 10 secondi, certo. perché c'era anche Marouane Razin del Custorino, che è tesserato, era del Custorino, adesso è tesserato nell'esercito, uh-huh. con un personale di 13-18 sui 5.000, quindi un grande atleta, è arrivato 7-8 secondi dal primo, lui subito dietro. Una bella gara è stata sicuramente. Una gara interessante. E poi c'era la Muli che ha corso in 52 minuti. L'anno prima l'aveva vinto la Tejain dell'Atletica Saluzzo in 51 e rotti minuti, 51 e 15, 51, tempi eccezionali. Quest'anno abbiamo optato per una soluzione perché facendo gara nazionale non possono partecipare i WISP uh-huh. e gli EPS. E allora potevano partecipare solo Fidal e Runcard e sentivi che dicevano ma io non posso partecipare ed era un dispiacere perché cioè, beh, i tesserati anche del territorio gli amatori in canavese dicevano non posso partecipare, sarei venuto ma non posso partecipare. E allora come direttivo abbiamo preso questa decisione di farla regionale, quindi possono partecipare non più gli atleti tesserati per società fuori dall'Italia ma atleti nazionali.
e possono partecipare i WISP e gli EPS, tutte le RUCAR. Certo. E quindi cerchiamo di allargare un po' la nostra platea per avere anche un po' più di sostegno, perché è un sacrificio tra premiazioni, montepremi, cerchiamo di fare tutte le cose, noi tuteliamo gli incroci con i carabinieri in congedo dell'associazione di Castellamonte, cerchiamo di fare le cose sempre in modo corretto. E quindi più gente ci dà sostegno e viene a partecipare, per noi è una grossa gratificazione. È nato anche il progetto di fare la camminata corsa non competitiva. Esatto, volevo chiederti anche questa parte qua, nel senso che non è solo agonismo, ma anche la possibilità di andare e passare una serata godendosi quelle che sono le meraviglie e le bellezze del territorio. Bravo Davide, e lì è nata l'idea di farla di sabato sera alle 6, perché abbiamo detto, se la fai di domenica mattina, chi non si può fermare, la famiglia deve andare a casa, i bambini, la moglie, se vengono possono, ma la moglie camminare con i bambini, e poi facciamo polenta e salsiccia, che la cucina la Sabrina Roccati, che loro fanno la macina della farina con la pietra, il mulino di pietra, e fanno una farina spettacolare, e lei ci cucina la polenta con la salsiccia, e poi mettiamo anche la crostata, polenta e gorgonzola, spigliamo la birra, un po' di caffè, un po' di vino della cantina Massoglia, che abbiamo già preso i contatti. Bene. Si cerca di creare un po' una festa, finita la premiazione, di essere lì per condividere questo momento, no? Senza rincorrere, andare via, tutto quanto. E quindi speriamo che questa cosa sia recepita dai camminatori, dalle famiglie, ma anche chi non vuole camminare, se viene e mangia polenta e salsiccia, mi siamo contenti. Ma è anche vero che, appunto, come dicevi tu, Eugenio, è importante il fatto di far conoscere il nostro territorio, sia sportivamente che sotto il punto di vista turistico. Infatti questa scelta, come dicevi, di anticipare al sabato è importante, perché permette a tanta gente anche di passare un momento diverso, agonismo, non agonismo, ma anche... Deve essere chi c'è, chi corre, che corre per la prestazione, ma poi c'è un momento di condivisione dei percorsi, dei nostri percorsi storici di Alia. Eugenio, altra cosa, oltre ad essere, appunto, come dicevi tu, una gara a livello regionale, importante, a livello nazionale, ha anche un'altra valenza. Sì, dobbiamo ringraziare la FIDA del Piemonte, nel comitato della FIDA del Piemonte, perché ci hanno inseriti per la seconda volta, la prima volta nel 2021, quest'anno ci hanno di nuovo inseriti, nel Corri Piemonte, che è un calendario di gare, quasi una per ogni provincia. Okay. Sono 14-15 gare, non di più. E essere in quel circuito ci fa molto onore, perché ci sono società storiche del Brancaleone Asti, gente che arriva dal Valle Sesia, e quindi ci hanno apprezzato, perché poi abbiamo sentito i commenti dei presidenti di società importanti, numerosissime, che hanno detto che avevano apprezzato la dovizia con cui avevamo allestito anche il percorso e tutto quanto, un po' l'accoglienza che era stata, e per entrare in quel circuito devi, secondo me, rispettare proprio anche queste regole, no? Certo. di accoglienza e di tutto. Poi noi abbiamo un percorso, ribadisco, Alia, che è spettacolare, da Villa Meleto passiamo Cantina Silva, Villa Meleto gli passiamo davanti proprio, poi passiamo in mezzo ad Alia, Castello Ducale, andiamo al Lago della Giarvola, che è bellissimo, Cantina Massoglia gli passiamo davanti proprio, che è un nostro sostenitore. Il santuario dei Traciuche, mai dimenticarlo, che è un santuario storico, perché è bellissimo. E arriviamo di nuovo al salone partenza e arrivo al salone Franco Paglia. Quindi sabato pomeriggio chi vuol venire a mangiare è ben accolto, chi versi una birra anche, chi vuol camminare in allegria e farsi una passeggiata è ben accetto, ben voluto. E poi ci sono i competitivi, che noi accogliamo ancora sempre a braccia aperte. Certo. Eugenio, ti chiedo anche un'altra cosa, appunto, come ho detto, terza tappa del Corri Piemonte, gara nazionale e regionale, cosa non da poco per venire incontro anche, appunto, e portare più gente possibile allo start di questa sesta edizione. Voi avete anche deciso di fare, diciamo così, agevolare le iscrizioni, fare a livello i giorni prima della gara, delle quote molto speciali. Vuoi raccontarci siamo anche queste quote? Partiti con la quota iscrizione a 13 euro, poi siamo passati a 15 euro, che tiene fino al 28 aprile. Quindi
se siete attenti risparmiate anche qualche denaro, perché fino al 20... Oggi giorno non fa male. Sì, 28 aprile sono 15 euro, dal 29 scattano i 18 euro. Poi il giorno della gara, tra i cronometristi e tutto, la portano 20 euro, però se uno si iscrive entro il 28 aprile, serata del 28 aprile, sono 15 euro, che è una cifra sostenibile per un percorso, anche per i premi che mettiamo. Eugenio, oltre alle società e alle persone che sono già state citate, chi vi sostiene in questa sesta edizione? E senza il sostegno di alcune industrie di Alié e limitrofe non potremmo mettere in piedi tutto quanto, perché è uno sforzo non da poco. Noi abbiamo la fortuna di avere da noi come sostenitore, cioè, la figlia del compianto architetto Franco Paglia, Patrizia Paglia, dell'Iltar Box di Alié, che ci sostiene in modo molto tangibile. Poi abbiamo un'altra fortuna, quella dei fratelli Ceresa, con Andrea Ceresa, che sono cugine, la ditta, la CMB, il fondo della discesa di Alié, che oggi ci dà un altro sostegno molto importante. Abbiamo la farmacia Schiavon, che ci sostiene con dei prodotti molto importanti a livello farmaceutico, integratori, ed è il secondo anno consecutivo che ci sostiene. Poi abbiamo l'ITER SL, che è una ditta di logistica di San Benigno, che tutti gli anni ha sempre partecipato, ci ha sempre sostenuti, e quindi le banche generali, nella persona della Laura Gaido di Alié, che continua a sostenerci e a credere in noi, e questo ci fa piacere. E poi le banche generali e la Smart, che ci dà i boccioni e ci permette di fare in modo ecologico, Certo, una con gara plastic free. plastic free, quindi i bicchieri in carta, tutto rispettando le norme proprio che vuole la Smart, che la Smart vuole queste cose, non inquinamento e tutto quanto. E Certo. questo ci dà sostegno anche a questa azienda di Torino. E infine bisogna anche nominare con molto piacere Bollero, che ci sostiene con Autogroup di Torino, Autocrocette di Torino, che ci sponsorizza tutti gli anni, ci dà un grosso sostegno. Perfetto, Eugenio, a questo punto, ripetiamo, 6 maggio, ore 18, l'appuntamento per tutti gli appassionati, ma non solo, per chi vuole Chi di conoscere corsa, chi di Canavese. cammino. E poi polenta e salsiccia, polenta e gorgonzola, un bicchiere di birra, un bicchiere di vino. Allora a questo punto non possiamo mancare. Eugenio, grazie mille, Grazie bocca al a lupo voi per per tutto, l'ospitalità. ci vediamo la sera della gara. Grazie Ancora ancora. grazie.